Allora, prima di approfondire il discorso Mira, vediamo un po' come, visto che l'ho posizionato in questo punto, come mi alleno normalmente, io personalmente, come cerco di allenarmi, come mi alleno la paglia. Questo per l'arco nudo è un passo molto importante, perché molto spesso si monta l'arco, si mette la visuale e si tira la visuale, e si ha solamente un feedback positivo o negativo del proprio tiro, solamente da come sono state, come sono posizionate le frecce. Purtroppo questo non mi permette di progredire, no? O progredire con più facilità e più velocità. Io personalmente come mi alleno la paglia? Beh, intanto non sono cose, sono cose che già dovreste sapere. Io le metto in atto, almeno quello. Non solo le metto in atto la paglia, ma addirittura le metto in atto poi quando tiro alle lunghe distanze. Faccio le stesse identiche cose, sia alla paglia che alle lunghe distanze. Alle paglie le preparo, magari le vedo un po' meglio, poi alle lunghe distanze le tiro un pochettino di più. Lo so che sembrano cose trite, ritrite, sì, lo so già, così bisognerebbe fare, così, però se non le fate meglio per me, dico di più. Però se i vostri atleti le fanno, vi assicuro che è un buon metodo per incrementare le prestazioni. Allora, intanto mi alleno in due fasi. Nella prima fase alleno la tecnica, nella seconda fase alleno la visualizzazione e le sensazioni psicofisiche ed emotive. Sono tutte cose che già sapete, però io lo faccio e mi assicuro che serve. Ecco, questa mia testimonianza, che forse è la cosa più importante, vuol dirvi che effettivamente anche nell'arco nudo, anche nei poveracci arco nudo, serve fare questa attività. Quindi la prima fase che è di tecnica, anche se io la so fare già bene, la enfatizzo, la provo, molto spesso provo anche altre posizioni della mano. Quindi mano dell'arco e rilassamento del polso, mano della corda e rilascio, attivazione della back tension, allineamento ed estensione della spalla dell'arco, tutte e tre insieme. Quindi molto semplicemente alla paglia, molto concentrato. Adesso faccio solo più tutte e tre insieme, però si può fare solamente la prima e questa qua, no? Il rilassamento istantaneo del polso. Ok? Forza di farlo, mi assicuro io, a venire. Allora, tutto funziona goccia a goccia, ma se non cominciamo con la prima goccia non riempiremo mai questo benedetto barile. Allora, se non sappiamo fare, non sappiamo rilassare il polso al rilascio, e dobbiamo imparare a rilasciare il polso al rilascio. Quindi se non siamo in grado di fare questo, ma addirittura lo faccio con la corda, se noi non siamo in grado di fare questo, dobbiamo imparare a farlo. Lo so. Se noi non siamo capaci di fare flessione e rilascio, ci mettiamo lì, questo rientra, andate a rileggere le prime tre diapositive che vi ho detto, come la passione incrementa la tensione. E questo ci permette di poi effettivamente adoperare questi sistemi. Quindi anche i vostri, che sono dedicato agli arcieri, ma anche agli istruttori, che devono incrementare la passione, che a sua volta incrementerà la dedizione. E così via. Se non capite qualcosa, me lo chiedete. Nella seconda fase lascio il completo automatismo le cose che ho imparato tecnicamente, e inserisco le visualizzazioni, ecco, comincio a costruirmi una mia realtà alternativa, no? In questa fase è molto importante costruirsi questa realtà, che mi permette poi di trasportare poi quello che so fare in allenamento in gara. Quindi inserisco una visualizzazione positiva, anticipo il tiro perfetto nella mia mente in modo del tutto conscio, alterno il pensiero in prima persona a quello in terza persona. Come riesco a visualizzare in terza persona? Riesco a visualizzarmi in terza persona perché mi sono visto nei filmati. Quindi io mi faccio dei filmati e poi me le guardo. E questo mi permette poi, durante una visualizzazione mentale che effettuo, di
a vedermi anche in terza persona. Ecco che vi dico da atleta, non da tecnico, vi dico da atleta che un buon tecnico, perché io lo sono sempre voluto così, l'ho avuto poche volte, non deve guardarli lui filmati, non ha nessun senso al mondo, vi assicuro, e lo dico da arciere, non ha nessun senso al mondo che il tecnico guardi i video degli arcieri, se non per sua, come vedere un film, per sua cultura, ma come minimo insieme, perché quello che serve è che l'arciere si renda conto di cosa sta facendo, non il tecnico. Il tecnico, vi assicuro, non capisce niente, non sa niente, non riesce a capire niente di cosa c'ha nella testa l'arciere, a meno che non ci sia un feeling straordinario, un connubio straordinario tra tecnico e arciere, ma ci deve essere veramente un legame forte, perché vi assicuro voi non capite niente di cosa passa nella testa di un arciere. E l'arciere è un fine mentitore, è un fine mentitore, vi mente, ve lo assicuro, vi mente. E voi non sapete niente, voi dovete giocare a scacchi con lui, dovete entrare piano piano, dovete cercare di capire. E soprattutto dovete farlo capire a lui, che lui lo capisca da solo. E questo è un passo importante, è quello di vedersi nei filmati, vedere cosa effettivamente cavolo faccio e costruire una realtà per poterlo fare nel modo migliore. Attenzione, non vuol dire che questo si diventa Pavarotti allenandosi a cantare, non funziona così. Quello che però assolutamente potete fare è fare quello che siete in grado di fare, fare il 100% di quello che siete capaci. Dimmi, è più forte. Fino adesso un passaggio che dimmi il ritmo di Dio, cioè, allora l'ho completamente lasciato il ritmo, perché è un fondamentale del tiro, ma è una cosa talmente consolidata che mi sono permesso di lasciarla. È fondamentale il ritmo, ovviamente è fondamentale in qualsiasi attività, anche nel 3D e nel campagna. È logico che la mia sequenza di tiro dovrà avere sempre lo stesso ritmo, come una canzone, i tempi di tiro sono un conto, il ritmo un altro, il ritmo deve essere perfetto. Non è male. Se no facciamo il corso, tante cose dovete già, tutto cosa sapete è tutto giusto. In ancoraggio, prima del rilascio, immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale. Dopo essermi immaginato una perfetta espansione, mi si forma normalmente il perfetto follow through, dopodiché rilascio la corda. Questo è quello che faccio normalmente, non solo lo faccio, ma lo faccio in tutti i tiri che io effettuo. In tutti i tiri che io effettuo, in ancoraggio, prima del rilascio, mi immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale. Dopo essermi immaginato una perfetta espansione, mi si forma nella mente un perfetto follow through, dopodiché rilascio la freccia. Queste cose qua, tutti lo dovrebbero fare tutte le volte che tirano con l'arco, non solo la paglia. Si costruisce la paglia, ma questa è fondamentale. Ricordo cosa c'è dopo. Sì. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella mia tecnica, nell'arco nudo, cosa succede normalmente? Cosa succede nel tiro con l'arco? Allora, pensiamo che ho fatto un nudo giusto, no? Sono allineato, sono perfetto, sono in ancoraggio. Ok, sono in ancoraggio, vediamo poi la mira, la vediamo subito, dopo iniziamo subito la seconda parte. Quindi sto mirando, quindi ho attivato la bend tension, quindi sento i muscoli dorsali. Ok, vedo molto spesso gente che ha questo movimento, o respira, o... Ah, ragazzi, siamo in apnea. Io vi consiglio fortemente di non dimenticarvi
completamente della respirazione. Respirate in modo più che normale. È troppo difficile e avrebbe bisogno di una giornata a parte per capire la respirazione diaframmatica, per capire una respirazione adeguata antistress, a parte il fatto che noi non siamo minimamente abituati, perché noi, popolo occidentale, e tutti noi, respiriamo solamente col 20% dei polmoni e respiriamo praticamente ogni battito di cuore, che dovremmo respirare almeno ogni 5 battiti. Invece respiriamo praticamente in continuazione, per solo il 20% della parte superiore del nostro corpo. E tutti facciamo così, perché non si sa, ma siamo abituati così, e noi a respirare ogni tot, ogni 5 secondi si dovrebbe respirare. Invece non funziona così, noi stiamo 5 secondi senza respirare, ci manca il fiato. Quindi lasciamo stare questa respirazione. Molti mi hanno chiesto quanto è importante la respirazione, respirate. Allora, cosa dice la regola che voi già sapete? La regola dice, la metodo, la moderna metodologia dello standard del tiro con l'arco, dice che arrivati in pretrazione, ok, si arriva a polmoni pieni, ok, si fa la trazione espirando, sta scritto su tutti i manuali, nessuno escluso, quindi la trazione si fa espirando, buttando fuori, perché questo l'arco non serve a niente, serve ad abbassare il baricentro, aumenta bla bla bla, tutte cose che già sapete, quindi espirare, abbassa il baricentro, vero, scappa, giusto? Matteo, quindi si espira, io direi espiriamo metà, tanto per non rimanere senza fiato, quindi arrivo su a polmoni come fossero pieni, ancoraggio e poi respiro e faccio le cose che devo fare, la mia la vediamo dopo. Quindi sono in questa posizione, molto spesso vedo movimenti, addirittura tiri, no, se vi muovete siete fottuti, fermi di stare. Allora, questa espansione dov'è? Beh, esattamente come l'arco olimpico. L'arco olimpico, avete mai visto i filmati? Escono dal clicker, ma non si vede niente che si muove. Sembra che sia il clicker che si muova e faccia uscire la freccia, perché i movimenti sono tutti interni. La stessa cosa vale anche per l'arco nudo. Anche nell'arco nudo, una volta arrivati in ancoraggio, i movimenti devono essere l'espansione. Una volta effettuato il trasferimento, il mantenimento, l'espansione deve essere solo interna. Non si deve vedere un millimetro che si muova. Deve essere una stampa. Deve muoversi la dinamicità continua, deve essere solamente interna. Quindi c'è stata una dinamicità esterna e interna. Una volta raggiunto l'ancoraggio, deve essere solo interna. Cosa faccio io? Cosa consiglio io? La mente. L'espansione avviene nella mente, che non è altro che un mantenimento, quindi un mantenimento di spinta e trazione sul piano verticale. Quindi sono in questa posizione, nella mia mente si forma prima l'espansione e poi il finale, un attimo prima. Pace. Allora, fine prima parte, ma non meglio, fine prima parte.